male, ragazzi. Oh, siamo pronti? Oh, siamo pronti. Eccolo qua, sta arrivando del tatuatore. Anna, bella. Vai. Un saluto da Alexi, mi ha parlato male. Ma ho letto la chat. Scelgo. Fallo scegliere la chat, scegli loro, scelgo loro. No, non mi dico quello con la testa storta. No, c'era uno che si. No, aspetta. Fallo leggere loro. Sono uguali, solo che non ho la testa storta. Quella dritta davanti a te. Ragazzi, aspetta un po' più indietro. Ok, l'uno è quello più in basso. Mettilo più in basso. E no, un altro più in alto per distinguerli. Ok, quello più in basso è l'uno. Ok. L'uno. Qual era l'uno? Quello con la testa. Sì. No, sono diversi. Vabbè, guarda. Dai, ha scelto l'uno. Ha scelto uno. Questo. Dai, facciamo ancora. Perché mi sto dando un piccione io? Lo devi. Pictions. Io ho paura però degli aghi, raga. Ti tatui, Valerio? Certo, amore, babbo, un patatone. Come fare? Fuori. No, scherziamo, si scherza. Vai, allora. Oh, madonna. Perfetto. Perfetto. Ma io ho fatto danza per 12 anni, non so se lo guarda. Qua? Sì, ma sì, sto comodo io. Fratello, devi rispondere. Ah, dove lo vuoi? Allora. Guarda, sono un po' dietro. Dai, sei. No, allora, qua, così. Da quel lato, cioè il gatto dritto del quadro e fa il tatuaggio al contrario vicino. Sì. No, fatelo così. Fallo dritto. Ok, così, facciamo così. Così ti riempi il piede di animaletti. Certo. Cucciolone che sei. Ho preso la tua pischella. Non è un cane. Non si dice. Lei ha detto che è un cane, quindi. No, ho detto quindi hai detto che è un cane. Oh, scusa, no, fermi un attimo. Quindi, ragazzi, cosa ho detto? Fermi. Ascoltami, mi ha detto, ho compreso un tatuaggio per la tua pischella. Ah, certo, dove ci sono tutti gli animaletti. Quindi dici che lei è un mezzo degli animali. Cos'è? Un bel cane, eh? Un bel cagnolone. Dai. No, ma ci sta, è vero questa cosa. Sei veramente un maledetto. Non avevi dato vaglia? No. Era successo di raio. E che mi sono battuto, ragazzi. Sì, non fai ridere, per Gesù Cristo. Non è un po' folle. Dai. Mamma mia. Ah, io amo tantissimo l'odore della plastica. Questo come si chiama? Cellophane? Plastics. È regolare. Oggi papà Valerio è arrabbiato con me. Perché sei arrabbiato con me? Perché se tu non fossi conosciuto non avresti neanche un amico. Io ne avevo 5. Ti hanno abbandonato. Sì. E ora ne hai 0. Preferisci soldi o gli amici? Soldi, figa. Bravo, si butta a casa. Infatti lui non siamo amici. Però vabbè, ma è così, faccio parte del gioco. Ora salta. Yeah. Dai! Mamma mia. Dai, parte di scherzo, dai. Pronto. Così? Per fortuna sono fermo che ce la mette in mano. Depilazione? Mamma mia, mi si fa impazzire la depilazione. Dai. E ve lo dice un. Sai che la vasellina? Ti sta male. Ti arrivo dopo. Io sul piede fa male canne. Sì, sì. Sì. È purissimo. La vasellina fa molto male. Fa male tanto? Un po'. Oh, fermo, fa piano. Non ci devi neanche pensare come l'opposizione, tanto non gliene fotte un cazzo, non capisce nulla. Sapete che una volta mi ha fatto fare il test di matematica? Quella B è per una pischella a caso. Infatti la tua pischella che dice del tatuaggio dell'altra ragazza? Ah, non lo sapevo. Quale? No. Come si chiama? Come si chiama la pischella Virginia? Ah, no, scherzo. Non ho capito cosa ho detto. Vabbè, comunque, indipendentemente da questo. Sì, una fase di depilazione da laser adesso. Cioè, sei occhio. Tranquillo. No, vabbè, non so dove. È il posto dove fa più male di tutti, eh. No, ma devo stare. Ma so se, il problema è che viene un crampo, quindi secondo me. Dai, stai tranquillo. Mamma mia. Alexit, la rubo tutta. Oh, come fa Alexit? Aspetta che. Occhio che ti esce il coglione. Madonna, che unghie nere. Visto? Mamma mia, veramente. Grazie. Mi sembrano dei calzini da un mese. No. Infatti, ho fatto serata in Germania. Però mi sono ancora fatto la doccia perché non ho avuto tempo, purtroppo. No, che ecco cos'è il fattore. Chat, secondo voi. No, mi lascia sta cazzo in mano, porca puttana. Non lo zozzato. No. Tira su. Dove stai andando? Tira su la sedia. Fratix, ti voglio bene, ma vedi, quel baffo sembrano peli del culo. Vedi? Del culo. Occhio. Vai fermo, vai alza dei piedi. Ok, fermi.
è alzata al massimo, cazzo. Ok, c'è da piangere allora qua. Ok, allora. Mi sta fermo. Allora, no, se mi viene un crampo, allora c'è un piccolo dettaglio. A me parte il pollicione dritto, gli altri vanno tutti indietro giù. Pollicione. Lo faccio fermare. Ah, non c'è. Oh! Non so, c'è da tranquillo, non ho ancora aspetta. Minchia, non ho ancora iniziato. Oh, però devi sbrigare, eh! Cioè, noi posso aspettare due ore! Oh, rispondi bene. Rispetto! Certo. Che sta lavorando lui. Voglio troppo vedere la sua reaction quando mi mette là, lo giuro. Oh, frate, non fare movimenti brutti. No, guarda che... Oh! Come fare? No, ti sta serio. Fermo. Sono serio, mi incasso. Dai, Guarda. Calcola la scelta peggiore della sua vita, tipo. Quanto manca? Male, minchia, sta morendo. Il giorno di avete, ma hai capito? Ma tutto, mia madre mi ha sempre detto di tenere il sorriso in ogni situazione. Vai. Ma il gatto ti ha fatto male? Sì. Tantissimo. Così hai scritto, ma il nome della tatuatrice, credo sia la sua fidanzata, ragazzi. No? Tel Aviv? Sei francese? Certo. Francese davvero? Ah, per la... No, io... No, perché io ho origini francesi per questo. Ah, oh, mamma mia. Appunto, era tutta dentro. Dai. Oh, mamma mia, tutta dentro mi è entrato questo... Oh, cazzo. Ok. Come va? Bene, stavo un po' sudando, per il resto... Sembra tipo un parto per me. Io vedo 30 secondi mi parto un crampo. Dai, no. Stai attento. Vi racconto una storia, ok? Vai. Una volta praticamente mi avevano fatto. Sapete i test di matematica che vi fanno fare alle. Anche ai ragazzi qua in chat. Che vi fanno fare alle medie. No, picchiato la prof io. Hai? Picchiato la prof. Dai. Oh, mamma mia, non bestemmiare è veramente difficile in questo momento. Dai. E non bestemmio, Te bestemmi un botto. Io bestemmi un botto. Un botto. Quello è mai bestemmiato? Sì, è bestemmiato il live. No, ma bestemmiato. Sì, non bestemmiato. Sì, hai fatto la gag. Sei un cane di chi è? Porco Dio. Cioè, hai fatto quella gag. No, non mi ragazzi, chi è che ha ragione? Io Vale, scusate. Mamma mia. Vale. Grazie, Fratix, mi dai sempre romano, mi metti brutti te. Mi aiuti sempre, in qualsiasi momento. Cioè, fai sempre così l'aspettativa, non so che cazzo stai facendo in questo momento, però lo accetto lo stesso. Giro il piede? Lo tengo così? Stai fermo. Madonna, penso che il Gollum abbia i piedi. Non fare ti muovere, non ti muovere. Dopo vi faccio vedere i piedi, dopo mi metto domani a 10. Sono sudata. Io? Sì. Ma ragazzi, grazie. Rosso, domani pronto con... Domani pronto con sportiello best GK in the world. Cosa vuol dire? No, parole. Assomigli... Rosso, vieni il 30 alle grotte da Anna Pepe? No. Non ci sono Anna, io. Anna Pepe si è stata da noi in studio. Eh? Si è stata da noi, Anna Pepe. Visto? Che coincidenza! Hai visto? Ci sono io. Beh, anch'io. Sei predestinato. Cioè. Eh? Ti sei anche da loro? Tutti da loro? Tutti tranne un paio. E quelli lo sapevi? Quelli più brutti li ho fatti in Sardegna, adesso tutti. E quelli a Miami. Quella che. Aspetta, si chiama quello più brutto secondo me, ok? Vedi qua? Il più brutto è solo uno, è questo qua. Porca. Chi ti ha fatto? Non Sardegna. Ah, ok. Che brutto. 25% di più. Io ho chiesto un filo spinato. Gli ho chiesto un filo spinato. Anna. E questo qua mi fa. Lo faccio io a mano. Come fare? Ciao Coglione. No, sì, però io ho chiesto un filo spinato, cioè il filo spinato realistico. Io faccio io freelance, mi sta a fare così. Adesso ho fatto, vabbè. Però vabbè, mi sono abituato. Beh, Anna, racconta una storia. Che storia devo raccontare? Anzi, vi faccio un indovinello. Ok, dai. Allora, io ragazzi su un'isola posso portare un mantello. Pratics tu? Non è un indovinello, è un gioco questo. È un questo. Gioco, io un'ancora. Ok, tu? Mantello un'ancora.
Io ne state alle mode. Non avete capito il cazzo di gioco, dovete dire quello che hanno detto le persone prima di voi e poi voi. Mi sta prendendo un cramo, fermo. Aspetta. Mi sta prendendo. Aspetta. Io vi dico principessa, me l'ha sempre detto mia mamma. Dai! Ok, scusami. Mettilo su. Fai il tovinello serio. Ok, sì, è questo. Un mantello. Un mantello. Adesso dovete capire il gioco. Io ragazzi porto un mantello. Tu cosa porti, fratello? Un mantello, un'ancora e un'estate alle mode. Non hai capito il gioco, io porto un mantello e basta. Tu cosa porti? Un'estate. Ok, tu cosa porti? L'ancora. Ok, tu puoi portare l'ancora, tu non puoi portare l'estate. Tu porti? La tua pischella. Non puoi portare la pischella. Sì, che può, sì. Ma ci sono svariate cose del gioco. Non può. Ma ci sono diversi tipi di giochi. Dipende. Il mio gioco è da mio gioco, non puoi portarla. Sì. Tu invece? Il mio gioco sì. Mi sta trattando il pippega. Mi porterei un ciuccio. Non puoi portarti il ciuccio, te lo devo portare? Un ananas. Ok, poi io mi porto un una monster. Salsa. Tu? Il cane. Non puoi portarti il cane. Tu cosa vorresti portare? Un cellulare. Non puoi portare il cellulare. Io una pesca. Non puoi portarti una pesca. Ciao, avete capito? Io una donna. Non puoi, devi capire. Una io? Donna? Una donna? Non puoi portare una donna, io posso portare un martello. Io porto un martello. Avete capito, chat? Come che giochi di me? Oh, lasciami sta cazzo di mano. Lasciami la mano. Mi detto, tieni una portare una birra. No. Tu invece dove portare? Una mela. Non puoi portarla. Io un ananas. No, l'ha già portata lei. Io posso portare un skate, no, un... Ah, ho capito. Una maratona. Io ho capito. Una maratona, tu? Alexi. Se lo dico io, però si capisce. Posso portare Alexi? Alexi lo può portare. E tu cosa porti? Le sigarette. No, le sigarette, ragazzi, no, perché bruttissimo messaggio, prendiamo le distanze, ragazzi. Dai. Non si fuma, non si fuma. No, tu cosa porteresti? Non ti fa male. No, ormai sono andato in transatlantistica. E tu cosa porteresti? Valerio. Puoi portare Valerio tu. Scusa. Tu porti? Lui, tu non hai ancora capito. Che cazzo ridi? Ma che cazzo puoi? Non puoi! Non ha ancora capito lui. Dai. Io porto una maracas. Ci sa dove si vuole ballare poi. Dai. Cioè, ti avete capito se no? Dai. Io leggo la soluzione, dimmi la soluzione che la so io. Come no? Ma lasci sta cazzo un cocco? Devo dire altre cose. Abbiamo fatto? Finito? Finito? Forza! Hai finito? Mazza, fortissimo. Aia, oh, fratissimo! Devi farmi un po' incazzare, eh? Scusa. Ti dà quello? Adesso? Dai. Solo se uno dona 100 sub istantanei in questo momento. No, vale, no, vale. No, vale. Fallo. Vale, no, vale, no, no, no. 200 sub. Hai detto 100. 100. Hai detto 100. Fratino Fragolino. No, non lo faccio, no. Ma cazzo vi dona le sub? Non sono manco abbonato. Ma come sei abbonato? Come si dona le sub? Abbonati? No, abbonati a me stesso, altre. Regala. Regala. No, 100 sub, no. Però ma 100 sub sono 500 euro. Porco Dio. Porco Dio. Facciamo 50. 50 sub ha fittato l'anno. Tu fatti in mezzo. 50 sub. 50 te e 100 loro. No, 50 sub e ti sto... Guarda, double tap sono 2,5. Devi fare. Dai, Rossi. Qua. Valerio. Vai, facciamolo. La faccio. Ah! Non ci credo, raga. C'è questo quasi 300 euro per mandare. Come lo facciamo? Qua. Fa la mano, Valerio, qua. Possiamo fare una lettera a testa? Dai, una lettera a testa. Normale. Una lettera a testa. Ma perché non è arrivato l'alert? Di cosa l'alert? Non l'hai fatto? La E e la P devi fare, ti sei dimenticato. Ma poi, ma scusami, ma quello è il piede destro. Coglione, sai che vuol dire? Cioè, il farsi un piccione nel piede destro porta sfiga. No, perché? Si dice che chi si fa un piccione sul piede destro muore entro un anno. Come muore entro un anno, porca puttana, ma veramente? Dai, no, scherzo, ti voglio da tua, fermo. Dai, facciamo una lettera a testa. No, sul sinistro lo dovevi fare. Ah, cramo.
ok, però dite, oh, manca la E, la P. Salvatore, buonasera. Manca la E e la P. Vai, finiamolo con la P. Posso farla io in su, c'ho la P? No. Sì. Ma l'ho già tatuato, ho già tatuato. Sì. Aspetta, che forse sta entrando anche Pancio. L'ho già fatto comunque un tatuaggio. Però ho dato più 8 e mezzo, gli ho dato a Valerio, a me non me ne fotte un cazzo, Dai, allora. Lui? No, io. Come te? Certo. Valerio. Okay. Io scrivo Vale e lui Rio. Ragazzi, ma no, scusa, no. Aspetta, Alexis. Sta arrivando Pancio, fallo entrare. Come Alexi. Perché Pancio vuole vedere. Dove è Pancio? Pancio si sta ancora scassando. Cioè, dopo la Germania non è ancora contento. Ah, ci sta, grazie mille Riccardo FNBR per la sub. Comunque. Riccardo, sei soddisfatto, voglio. Non grande fratello. Vai, Andre, Alexis Sanchez è stato avvisato, puoi entrare. Ok. Dai, ma ti rendi conto, Guaglio, quando guardo il frattino, ma non puoi farmela lui. La E, la P, ho già tatuato. Lo spacco, ma guarda che stile c'ha. Chi? Frattino non ha senso. Da un palo, ricordalo. Vai, frattino. Mamma, che quanti se ne scordano. Bro, bastardo. Ti giuro sono capace. Dai. Posso vai. Continua lui. Dove la mettiamo la E, la P? Allora, la E la metti, una la metti sopra la testa e una la metti giù. Piano, piano, fratix. Ecco, eccolo. Pancio, si sta facendo la E e la P. Oh, giura? Però stai facendo sì, sì, porca sì. Puttana, fratino. Ah, fratino la sta facendo? Oh, fratino! Sì, fratino, fratino. Fratix, Fratix, spero di porca! Chi non l'ha fatto, Fermati, Fermati, ti tiro un pugno. Ciao Pancio. Dai, falla bene, Ma io mi fido di Frattino. Perché seguo un po' la forma. No, vabbè. Ma quanto vuoi? Basta. Oh, non devi urlare. Non c'è qua? Rosso, facci vedere il piccione, dai. Rosso, fai vedere il piccione intanto, Pancio, che non l'ha visto. Ma non è rimasto bene. Eh? Ha fatto più male. Sì, sì, sì. Capito di non sentirti rosso. Vieni che te lo pulisco. Rossi. Dai, fratello. Dai. Non è rimasto nulla, 100%. Bro, non fa, non devi fa così. No, Fratix, Fratix. Vabbè, però è rimasto. Ma che cazzo la crema? C'è. Che schifo è. Dai, frate, porca puttana, che schifo, lo devo toccare io. Fermo un attimo. E Andre si è fatto un piccione rosso nei notti, rendi conto, Guaglio? Rosso, mi fai vedere il piccione? Rosso, mi fai vedere il piccione a Pancio? Adesso arrivo subito, fino a quando Fratix non abbandona la barca, non parlo. Non faccio più parte del gruppo? No, adesso in questo momento fuori. Perché? Devo un attimo rifiutare. Devi un attimo? Rifiutare con Valerio, con Valerio. Madonna, che brutto. Vai fuori, veramente, non ti voglio vedere per un quarto d'ora, vai fuori. Vai fuori. Però sono meglio di questa base, sinceramente. Pancio e Zuccio. Sì. Che piede. Facci vedere. Guarda la era P. Adesso fa una foto e la mando su WhatsApp. Ma Frattino hai fatto la E la P? Sì. No, giocatore preferito. Anche tatuatore. Ma ha rotto il piede. Giusto così. Ma come giusto? Ma devi soffrire. Comunque guarda, grazie a Cristo che non anche lui, guarda. Ok. Posso rimanere? No, fuori. Fuori. Vabbè, ma fatto la vita il cane. No, non ci credo. Fermi che ha pisciato il cane, arrivo subito ragazzi, scusate. Stai urlando, fratello, fai cagare addosso. Ok, ha pisciato il cane, scusa.
Enzuccio. Senti, onesto, cosa tu quando eri un po' più giovane, a me e Pancio seguivi le nostre missioni, no? Sì. Ok. Hai fatto una mezza missione con noi, sei andati all'Oktoberfest e ti sei fatto un tatuaggio in segno di un'amicizia che alla fine è un'amicizia di una sera. Che cosa si trova? Di una sega. L'hai detto tu, non io. No, perché tu mi hai detto che sei fidanzato. Saluto la polacca, Ciao polacca. Aspettami un attimo, ma perché Enzuccio ha l'eco? Ah, non lo so, manghi perché tengo l'eco. No, non è l'eco, non è l'eco. Dai, comunque. Senti, frattino è componente? È valido come tatuatore? No, non è dentro. E allora gli dobbiamo dare un'altra possibilità. Nell'altro piede ci fai. No, stop. No, sono contento. Adesso sei stato battezzato dal Pancio Enzuccio, quindi ti meriti di venire in Puglia. Ascolta, ti sto per dire una cosa. Ti porto a casa di Albano. Chi è? Come chi è Albano? Mackenzie. Non sai chi è Albano? Albano quello, il cantante? E che minchia ci faccio con lui? Ma che scherzi? Sì? Ma stai scherzando? Io basta che vado a destra e c'ho al bagno. Scusate. No, cioè, non sei contento se ti porto a casa di Albano? No, sono contentissimo. Perché pensavo fosse uno scherzo. Me la figlia di Albano ti può piacere. Ah, ma ci conosciamo? Ah, Jasmine? Sì. Carisi, Carrati, Carrasi. Lei? Andiamo a casa di Albano, così incontriamo anche Jasmine. Allora, questa mi piace di più. Ok. E dopo a casa di Albano? No. No. Okay. Ti porto, se vuoi, però non sei obbligato, a casa di Checco Zalone. Secondo te ti porta a casa di Checco Zalone? No, ma sto scherzando. Solo Albano, punto. Ti meriti solo Albano. È la fine. Solo Albano? Ma me l'uso? Checco Zalone non c'ha figlie, visto che a te ti piace l'inizio. Delle... Mi faccio Checco Zalone anche, va bene? Ok, che cosa faresti per andare a casa di Checco Zalone? Ho un altro tatuaggio perché ormai è diventato troppo scontato. Scrivo una canzone per lui. Tu a Checco Zalone? Sì. Fammi la parodia della canzone di Checco Zalone in questo momento. Angela, vai. Me la ricordo. Te la ricordi come fa? Cioè non mi fa proprio. Faccio una pipì. Ragazza per me. Angela. Cambia le parole, fai la parodia, vai, in freestyle. No, ma adesso in freestyle non riesco. Facciamo una cosa. Ci riaggiorniamo post weekend e scrivo una canzone direttamente per Checco e te la faccio sentire in diretta. Va bene. Facciamo così. Enzuccio, noi ci aggiorniamo su WhatsApp. Vediamo se sei di parole mi porterai ad Albano. Ci se la va a far culo, ma se ti porta a casa di Albano, ma non mi cagavo cazzo. Sono contento che hai fatto il piccione. Ciao bello. Un pisciafragole, ragazzi. Il nome di Valerio. Me l'ho dato, ragazzi, mi ha dato il nome di Valerio. Io ti ho donato 250 euro. Due serate il gatto, cioè due meno. Dai, porca puttana, ma posso farmi il nome di Valerio? 250 euro. Però 250. Volevo cercare di scammarla, per quello sto parlando con Enzuccio. Non me ne fotte un cazzo, l'hai provato a scammarla, mo zitto. E te lo fai fare. Guarda, quanto sei un tatuatore, guarda quanto sono sbragato. Guarda quanto è sbragato. Non mi metto in stampo. Ma devi veramente ridere. Vuoi uno? Dai. Da ubriachi bacio a tre, mettiamo la storia. A lingua. Oh, porca troia, perché devi sempre esagerare? Perché non vogliono? A me piace il cazzo. Vabbè, scusate, era una piccola dichiarazione. Comunque, ricordi che senza valore stai ancora al Mac. Come assistente? No, non posso avere come assistente fratino, porca puttana. Ma non tuo, suo. Ma di chi? Signor Valerio. Ma tu sai tatuare? Sì, certo. Minimo, non come fratino. No, ma l'ha fatti lui questi, Questo l'ha fatto lui? Sì. Immaginavo. Ero piccolo. Eri piccolo? 14 anni. Cerco qualcuno che mi fa usare il suo bagno, zona Lecce. Però pisce per strada a sto punto.
due minchia, te li dava Earl e ci guadagnavi di più, coglione. Poi lascio fuori l'orologio che sembra. Ci abbiamo perso in due. Tieni. Diamo l'altro due piatti e mezzo l'aria. Oh, è vuoto. Non credo da prendere, aspetta. No, stai qua fermo, te l'ho cazzo. Ci siamo. Posso? Grazie. Oh. Sta grande, eh. Ma Valerio tutto? Valerio. Che cosa vuol dire questo? Valerio. Dai, fratello. Scusami davvero se ci sto provando con lei comunque. Valerio è un pochettino un porco ultimamente. Valerio. Ma male che non c'è Simone. Mamma mia, te vai santo meno, coglione. Ma a mano libera? Come si accende? Come si accende? Ma tu eri in grado, mi hai detto. Ma 10 anni fa non si usavano questa macchinetta. Macchinetta. No, basta, raga, se no, non mi dono, se mi donate 200 salve. Vedremo molto faccio la mano. Fa vedere, ora sono ansiosa, guarda. Sì, ma il piede deve essere figo, cioè deve uscire bene il piede, capito? Sì, stava diventando carino. Come le mie caviglie. Vai, no, no, vale, per favore. Tutte vale. Le mie caviglie me le sono fatte da solo. Comunque notare è rosso solo dove c'era la P. No. Aspetta, fermo. Non vuoi fare solo io? Dammi la mano, per favore, dammi la mano. No, non esagerate. Vabbè, pausa. Ah, ma è in corsivo, sei matto. No, che non so scrivere. È in corsivo. Ma che cosa... Fermo. Cramo. Abbiamo fatto. È finito. Manca tutto. Dai, vieni qua, quasi fatto. Vabbè, fallo. Tanto. Ma perché così? Tanto che ce l'avevi dei cani. Madonna. Ripassaglielo apposta, sì. Top. Bam. Vale. Sì, cacca un po' di più, vai. Non ti su mai! Caccalo. Ok. Sì. Valeri! Manca la O. Non fare la A, eh. Vai con la O. Aspetta. Diamo una pulita. Oh, zittisci quel cane di merda. C'era una tavola di la fratti, se non me l'ha detto. Risultato finale. Vediamo, io non l'ho ancora visto, spero di essere contento. Vediamo com'è andata. È bellissimo. Serio, va ripassato. Va ripassato. Perché va ripassato? È bello, Posso dire? È inguardabile. No, cioè, no, che prende la B. Ma che ho ripassato? No. Guarda le mie lettere come si vedono bene, guarda le sue. Ma si vede benissimo, ma mi esce sangue. Vale. Scusa, la R, la B. Che è la sua? Ma tu hai rotto il cazzo. Facciamolo bene, tu sei dei professionisti. Aia! Ok, vai. Oh, sì. La madonna quanto metriamo la mano, la metto fuori. Sì. Oh, come fare? Allunghiamolo un po'. Sì. Che maiuscola. Ok, aspetta, ti faccio una foto. Non è pronta. Sì. Fai vedere il file. No, fai risultato. Fai vedere la shot. Aspetta. Fai vedere la shot. Vale. Bro, è pregio. Bellissimo. Sì, era meglio. Prima era più carino. Qui siamo fatti apposta. Sì, no, è vero, sembra proprio lettering sbagliato. I bambini, tipo calligrafia originale. Esatto. Che merda da me appena fatto. Bro, fallo vedere la chat. Io lo ripasserò ancora un po'. No, secondo me piace. Basta, Santino, ma ha fatto 8 ripassi. Secondo me piace. Era meglio prima di ripassarlo, però. Cos'è la B, la L? Vado di sotto io, eh. Aspetta un attimo. La hits post tatuaggio. Vai. Io... Vale, torno subito. Devo fare delle cose. Dove vai? Devi andare fuori? Sì. Vai, che cazzo devi fare? Fatti se strano. Allora. Vai, dammi. Fagli vedere. Regà, il miglior tatuaggio della tua vita. No, passate. Non si è. Come fai? Alexi, entra al telefono. Aspetta, fermi.
Sì. Io non lo vedo. Aspetta. Eccolo qua. Devi farmelo qui sopra la mia porca puttana. Però 250 euro. Ma te lo immagini di spiaggia l'anno prossimo? Bello. Ma come posso andare? Io torno subito, ragazzi. Vai, che fuori non torno al primo. Fate come se... capito?